42esima edizione per il Festival del Circo di Monte Carlo, che Rai 3 tiene in fresco per scongelarlo in tempo per le feste. Da più di 20 anni vuol dire Natale in TV, torna anche quest'anno su Rai 3 il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, perfetto per la sera del 24 dicembre per una prima serata, a via alle 21.15, a base delle migliori famiglie ed esibizioni circensi del mondo. Ogni anno a gennaio il Principato di Monaco ospita l'evento più prestigioso dell'arte circense al cospetto della famiglia reale, rinnovando una tradizione iniziata 42 anni fa. Ma l'edizione 2018 segna anche i primi 250 anni di circo, nato nel 1768 grazie a un ex sergente della cavalleria britannica, Philip Astley, che organizzò i primi spettacoli equestri con clown, giocolieri e danzatori. A condurre la serata quest'anno c'è Melissa Greta Marchetto, promossa alla guida di uno degli appuntamenti più iconici delle feste Rai. A contendersi gli Oscar del circo, meglio noti come Clown d'Oro e d'Argento, un parterre di artisti straordinari, provenienti da tutto il mondo che si esibiranno davanti a una giuria tecnica guidata dalla principessa Stefani. Tra i numeri in programma la coppia ungherese Joseph Richter e Mary Lucaselli, la troupe di Shanghai alla barra russa, le cinque equilibriste dell'Inner Mongolian Troupe, mentre dalla Repubblica Ceca arriva il duo Stauberti, formato da Dimitri e da sua nipote Nancy, specializzati nella pertica, e dalla Romania il duo Balance, Dané Constantin, ora anche al Cirque du Soleil, con una delle più belle performance da circo. Non manca il clown dei clown, Gigalov, già vincitore nel 2013 di un clown d'argento. Intanto ci si prepara alla 43esima edizione, che si terrà a Monte Carlo dal 17 al 27 gennaio 2019 e che vedremo il prossimo Natale. Nel frattempo godiamoci la scorsa edizione. E date un'occhiata particolare alla troupe di Shanghai e alla coppia ungherese Richter e Casselli. Foto, sito ufficiale Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo.